Ciao amici, guardate che impasto meraviglioso, praticamente triplicato. Questo l'ho tenuto in frigo tutta la notte, l'ho preparato ieri sera con il solito metodo che faccio sempre, farina in autolisi, poi ho girato con la planetaria, fatto incordare, fatto riposare un pochino, pieghi in ciotola. Due giri di pieghe direttamente nella ciotola, poi ho aspettato una mezz'oretta prima di metterli in frigo. E l'ho tirato fuori stamattina e tenuto a temperatura ambiente un'oretta. Eccolo qua, adesso lo allargo, ma più che allargare lo tocco pochissimo perché è bellissimo e anche molto idratato, è idratato al 70% all'incirca. Quindi farò solo qualche movimento per fargli prendere più corpo, ma senza rompere la maglia glutinica. Lo ripiego su se stesso, ma io direi che basta così, che va bene. Piego i lembi e ci farò una pagnotta, così lo sigillo, lo chiudo un pochino. Ok. Adesso preparo un cestino con la semola e lo lascio ancora in lievitazione, penso ci vorrà poco un'oretta. Bene, metto delicatamente dentro. Ok, ci vediamo dopo. Ed eccoci, dopo all'incirca 2 ore, calcolate sempre la temperatura, 2 ore perché fa caldo, altrimenti ci sarebbe voluto di più. Facciamo la prova dito, però si vede anche ad occhio rispetto a prima è cresciuto tanto. Nel frattempo accendo il forno a temperatura massima, 240. E lo ribalto sulla teglia e faccio dei tagli con il bisturi. Pentolino per il vapore in forno e vado a cuocere per all'incirca 45-50 minuti. Eccolo qua, lo metto in piedi per far uscire il vapore e lo faccio raffreddare prima di tagliarlo. E andiamo alla prova a taglio. Diciamo che non si è aperto tantissimo, eh. Io con i tagli ho sempre paura, come sapete, di affondare, però vediamo l'interno. Beh, io direi che è molto molto bello. È croccante fuori, dentro è morbido. Adesso lo assaggiamo, non ci sono quei buconi grandi, ma sinceramente io direi che questi alveoli sono quelli giusti per questi tipi di farine almeno, perché poi se mettete la manitoba allora avrete dei buconi oppure più acqua, ma noi non ci dobbiamo fare niente con i buchi grandi, vogliamo il pane buono con farine selezionate ed eccolo qua, guardate com'è bello. Bene amici, vi ringrazio della visione e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Grazie, ciao, ci vediamo al prossimo video.